Hello guys, welcome back to this new video. New video called Le emozioni. So let's talk about Le emozioni, feelings. We have gioia, like la gioia per una vittoria sportiva, l'allegria del carnevale, carnevale, carnaval, la felicità degli sposi. La serenità dei nonni, la soddisfazione, satisfaction di ricevere un premio, l'affetto per i fratelli, l'amore dei genitori, il coraggio del soldato, courageous so, um, bravery, Nostalgia, la nostalgia per i parenti lontani. And then last one, hope, la speranza di vincere il torneo, the championship. But we also have emozioni negative. All right. Lo spavento davanti a un fantasma. La paura del buio. Now, spavento e paura are basically the same thing. I think that spavento is just uh, um, confined to a single moment, whereas paura is more generalized. Timore, which is, you know, like a fear, but it's a little less. Uh, something not really bothering. Um, il timore di una sgridata. Di una sgridata. Sgridata, which is when um, a parent, for instance, reprimands or scolds the child. Il dolore per la morte di qualcuno. The pain for the death of somebody. La sofferenza del povero, again. Pain of the poor. La preoccupazione, worry, per il lavoro. La vergogna, shame, la vergogna per una cattiva azione. La tristezza per un brutto voto, a sadness. La rabbia, anger, per un castigo ingiusto, for a wrong punishment. And then last one, delusione, disappointment, la delusione per una gita, for a short trip um, that has been cancelled. So, guys, with emozioni positive e emozioni negative, let's record, listen, and repeat several times. during this week so that we can actually memorize all of those expressions okay so keep me posted and let me know how your italian is progressing and i'll talk to you very very soon